Promuovere il sistema delle start-up e attrarre investimenti esteri è l'obiettivo della missione londinese della regione. Fidriga, l'innovazione italiana crea occasioni di sviluppo. Incendio all'ultimo piano di un palazzo a San Giusto, in via Capitolina. Le fiamme propagatesi dal terrazzo non hanno causato feriti. L'edificio è stato evacuato temporaneamente. A Udine, fiaccolate in ricordo di Ezechiele Mendoza Gutierrez, il giovane ucciso il primo dell'anno nei pressi di un locale di via dei Prati. Il collegamento, il nostro inviato. Risveglio da incubo per una donna di Cervignano del Friuli, insospettita da alcuni rumori, si alza, intravede uno sconosciuto in casa e si nasconde sul tetto. A Trieste, consegnata al presidente del Consiglio regionale le firme a sostegno della riapertura del punto nascita di San Vito al Tagliamento e quelle contro il trasferimento del Burlo. L'ultimo viaggio in mare dell'Ursus, lo storico pontone gru di Trieste, l'intervista e la storia del marinaio Renato Fonda per oltre 20 anni in servizio sul gigante del mare. Lorenzo Lucca è rientrato dalla tournée americana con la nazionale per sottoporsi agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Ultima ora, buone notizie dagli esami. Buonasera e ben ritrovati nella nostra edizione del TG regionale. La apriamo con la missione londinese del governatore Fedriga e della delegazione dal territorio regionale. Obiettivo: promuovere il sistema delle start-up e ovviamente incentivare gli investimenti esteri sul territorio. Vediamo. Friuli Venezia Giulia, col suo sistema di start-up, è stato certificato essere tra le migliori regioni in Italia. Una capacità di innovare importantissimo, legata appunto anche a queste piccole realtà, che però dobbiamo sempre più promuovere e far conoscere a livello internazionale, sia per attirare finanziamenti, ma anche per far sì che le nostre start-up possano diventare fornitrici di grandi corporate. Dopo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna. Il governatore Massimiliano Fedriga a caccia di investimenti per il Friuli Venezia Giulia. Questo è l'obiettivo della missione a Londra, nella sede dell'ambasciata italiana, in occasione della cerimonia che ha dato il via allo SMAU, la fiera dedicata all'innovazione per imprese, start-up, enti pubblici e abilitatori. Il palcoscenico londinese è sicuramente un palcoscenico internazionale che supera assolutamente i confini di un paese e che riesce a dialogare e a raggiungere il mondo. Per questo la presenza delle nostre start-up a SMAU qui a Londra è un'opportunità per loro, ma un'opportunità anche per far conoscere il nostro territorio e le capacità di innovazione del nostro territorio. Fedriga ha sottolineato la strategicità di presentare l'Italia e le regioni in contesti internazionali nella loro diversità per attrarre l'attenzione di chi vuole investire nel nostro paese. Le start-up del Friuli Venezia Giulia presenti a Londra sono le triestine Fast Computing SRL, società Benefit Dualistic, la pordenonese Talentware e la Recornea dell'Udinese, eccellenze che rappresentano un territorio che vede 3 province, Trieste, Pordenone e Udine, nella top 10 nazionale per densità di imprese innovative. A Trieste ha suscitato allarme, ma per fortuna non ha creato nessun ferito, un incendio che si è sviluppato all'ultimo piano di un palazzo di San Giusto in via Capitolina. Stavo passando di qua, ho visto l'incendio, mi sono fermato, ho cominciato a suonare tutti i campanelli per far evacuare il palazzo. Fortunatamente non c'era nessuno, almeno nessuno è uscito di corsa. E poi subito dopo sono arrivati velocissimi pompieri. Ho visto le fiamme altissime e di questo ero preoccupato. Questo è il racconto del testimone dell'incendio scoppiato intorno alle 12.40 di oggi a San Giusto, al 6° e ultimo piano del palazzo di via Capitolina 3/5. Le fiamme sarebbero partite da un condizionatore posto sul terrazzo dell'appartamento e secondo le prime testimonianze sarebbero state talmente improvvise e potenti da intaccare e letteralmente aprire un varco nella porta finestra lì accanto che dà sul soggiorno dell'abitazione. Fortunatamente i proprietari non erano in casa in quel momento e non ci sono feriti né intossicati. I vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con 2 squadre supportate dall'autoscala e dal funzionario di guardia, allertati da una segnalazione scattata per l'alta colonna di fumo visibile da grande distanza. Subito hanno constatato che le fiamme stavano interessando la terrazza e mentre una squadra provvedeva a estinguere l'incendio, che dopo aver danneggiato la porta finestra si stava propagando all'interno dell'appartamento, un'altra squadra provvedeva a verificare che nell'alloggio non vi fossero persone. Spente le fiamme, i
Vigili del Fuoco hanno iniziato la fase di messa in sicurezza nelle parti incendiate e hanno verificato che nell'appartamento e nell'intero stabile non vi fossero residui di gas della combustione. Per questo motivo il palazzo è stato evacuato temporaneamente, ma dopo le verifiche gli inquilini hanno potuto far ritorno a casa. Ancora in fase d'accertamento le cause dell'incendio, sul posto anche la polizia e i carabinieri. A Udine invece è in corso una fiaccolata in ricordo di Ezechiele Mendoza Gutierrez, il giovane ucciso nella mattinata del primo dell'anno nei pressi di un locale di Via dei Prati, nella periferia sud. Un evento che è stato organizzato da familiari e amici nel giorno in cui il giovane avrebbe compiuto 32 anni. Presente per noi Omar Constantini. Allora, dove siete, Omar? Vediamo se è possibile ripristinare allora il collegamento appena possibile, dunque appena la regia mi darà conferma. Continuiamo e parliamo di un infortunio sul lavoro che è avvenuto a Ravascletto. Un uomo di 42 anni, dipendente di un'azienda di Enemonzo e originario di Sochieve, ha subito un trauma da schiacciamento a seguito di un violento urto con il braccio a getto del camion betoniera con il quale stava effettuando un getto di cemento all'interno del cantiere di copertura della pista di pattinaggio. Non si esclude che la base su cui poggiava il mezzo abbia ceduto, provocando dunque l'incidente. Una vera frustata che ha provocato all'uomo gravi traumi da schiacciamento cranico, toracico e a un piede. L'uomo è dunque stato trasferito in volo all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. E ora parliamo di quanto successo a Cervignano invece. Durante la scorsa notte una donna è stata svegliata da alcuni rumori sospetti, si è accorta di avere dei ladri in casa e si è rifugiata, è andata a nascondersi sul tetto. Terrorizzata, impaurita ma anche reattiva e coraggiosa. Stiamo parlando di una donna di 40 anni che nella notte tra lunedì e martedì è stata svegliata nella sua abitazione in via Udine a Cervignano alle prime ore del mattino da alcuni insoliti rumori. Sobbalzata dal letto in pieno sonno inizialmente, il primo pensiero che ha avuto era che si trattasse di un rientro anticipato del marito impegnato nel turno di notte a lavoro. Poi però, sbirciando fuori dalla porta della camera, ha intravisto la figura di un uomo sconosciuto e ha capito che cosa stava accadendo. Presa dal panico si è vestita di corsa con gli abiti che aveva portata di mano e ha subito cercato una via di fuga optando per il raggiungimento della soffitta fortunatamente collegata alla camera. Da lì, attraverso un pertugio molto stretto e sempre con l'angoscia costante che i ladri salissero fino alle camere, ha raggiunto e con tutta la forza che aveva sfondato un lucernario per riuscire a mettersi in salvo sul tetto dell'abitazione. In tutto questo, come detto, i ladri erano in due o tre, erano ancora in casa, entrati dalla porta sul retro, hanno portato via alcuni oggetti di bigiotteria, tra cui alcuni piccoli anelli, collanine e bracciali. Nessun oggetto di grande valore economico, ma di enorme valore affettivo. Nel mentre la donna è rimasta sul tetto per più di mezz'ora finché alle prime luci dell'alba un vicino, anch'esso svegliato dai rumori, non è uscito, accorgendosi della donna che per non farsi sentire dai ladri non poteva urlare. Immediata la chiamata ai carabinieri, ma non solo, il vicino è entrato mettendo i ladri in fuga, rischiando anche la sua incolumità visto che i malviventi lo hanno minacciato con un coltello prima di scappare e far perdere le loro tracce. Malviventi che tra l'altro, oltre ad essere entrati nell'abitazione di via Udine, avevano anche violato tutte le auto parcheggiate in strada. Ovviamente gli agenti continuano ad indagare. Non c'è alcuna moschea a Casarsa della Delizia, a dirlo il sindaco della località nella destra Tagliamento, Claudio Colussi, intervenuto sulla vicenda relativa all'utilizzo da parte di un'associazione culturale di una piccola stanza situata in piazza 4 Novembre. Un tempo, spiega il primo cittadino, lì c'era un calzolaio e da qualche anno il negozio viene utilizzato come centro culturale da diverse persone straniere, tra cui parecchi giovani. Alcuni li conosco, afferma Colussi, anche personalmente, non ci sono mai stati problemi di alcuna natura. Parlare di moschea a fronte di un locale dalle piccolissime dimensioni, conclude dunque il primo cittadino, mi sembra alquanto esagerato. Rispostiamoci a Trieste perché il coordinamento a difesa della sanità pubblica ha dato vita nel primo pomeriggio proprio a una protesta davanti all'ingresso della sede del Consiglio regionale. Una delegazione ha consegnato oltre 14.000 firme al presidente Bordin per chiedere di riaprire il punto nascita di San Vito al Tagliamento e c'è stata anche la consegna di una petizione contro il trasferimento del burlo al Cattinara. Noi abbiamo portato più di 14.000 firme che verranno consegnate al Presidente del Consiglio regionale contro la chiusura del punto nascita di San Vito. È stato chiuso alcuni mesi fa e su quello siamo partiti, abbiamo raccolto le firme, adesso siamo qui. Ma non soltanto
a protestare per la chiusura del punto nascita, anche per contro le liste d'attesa che sono lunghissime, i medici di base che non si trovano. Queste le ragioni della manifestazione di oggi nel primo pomeriggio davanti al Palazzo del Consiglio regionale a Trieste, mentre una delegazione del Coordinamento per la Sanità Pubblica consegnava al presidente Bordin la petizione per la riapertura del punto nascita di San Vito al Tagliamento. Ma l'hanno chiuso perché devono favorire il privato e accanto al punto pubblico che è chiuso c'è un punto privato che sta funzionando. Io parlo a nome del Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica regionale e locale triestino, ci stiamo battendo in mille modi in tutta la regione e anche a Trieste. Una protesta messa in atto anche con le opere di un artista locale che si è ispirato al quarto stato e che ha ricevuto la solidarietà di un'altra iniziativa pressoché concomitante. La protesta è la consegna delle firme del comitato contrario allo spostamento dell'ospedale infantile Burlo Garofalo a Cattinara. Ma non è solo la questione del Burlo, che ovviamente sta meglio dove sta, visti anche gli investimenti finora effettuati, ma anche per rivedere una ristrutturazione che è stata pensata prima dell'epidemia del Covid e consegnerebbe alla città di Trieste un ospedale già nato vecchio. Con questo trasloco così azzardato e mal concepito si abbatterebbero quasi 400 alberi, sia della Pineta, sia del parcheggio dipendenti a Sugi, sia del piazzale degli autobus. Scuole, infrastrutture e progetti collegati a Gorizia, Nova Gorizia, capitale della cultura 2025. Sono questi settori che beneficeranno principalmente dei fondi collegati al PNRR nell'Isontino. Il punto sui progetti collegati ai finanziamenti PNRR avviati in provincia di Gorizia lo ha fatto questa mattina l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli insieme al prefetto del capoluogo isontino Raffaele Ricciardi. Infrastrutture, ristrutturazioni scolastiche, ma anche progetti collegati a Gorizia, Nova Gorizia, capitale della cultura 2025. Che questo territorio sui 3 miliardi e 300 milioni di euro ha ottenuto un'ottima dotazione finanziaria e che queste progettualità riguardano sia comuni medio-piccoli ma anche i due centri principali, Gorizia e Monfalcone. È stata l'occasione altresì per confrontarci sugli aspetti dell'accordo di coesione sottoscritto tra il Presidente Meloni e il Presidente Fedriga poche settimane fa, che riguardano appunto investimenti a vantaggio del territorio del goriziano e monfalconese ed in particolare la messa in sicurezza delle scuole dal punto di vista sismico ed anche la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico con risorse destinate pari a 800.000 euro. Infine non poteva mancare una condivisione sullo stato di avanzamento delle progettualità legate a Gorizia, Nuova Gorizia, capitale europea della cultura, di tutto ciò che è utile per fare in modo che le manifestazioni che si inanelleranno l'anno prossimo siano delle manifestazioni nel solco della sicurezza per la buona riuscita dell'evento, otterranno le risposte dovute vista la massima attenzione che il prefetto ha garantito. A Monfalcone è positivo il bilancio di geografia, la kermesse letteraria che si è conclusa domenica, che avrà anche una serie di appendici estive. Allora, siamo arrivati a 6.500 presenze in questa sesta edizione di Monfalcone Geografie. Numeri straordinari che sono un aumento del 30% rispetto all'edizione del 2023. Il dato reso noto dall'assessore comunale alla cultura di Monfalcone Luca Fasano fa persino impressione se si considera che dal 2019 il trend di presenze a geografie risulta in costante crescita. Una crescita che non sorprende più di tanto gli amministratori locali che sulla bontà dell'iniziativa hanno da tempo scommesso. Noi abbiamo lavorato durante tutto l'anno perché questo risultato accadesse, non solamente nella scelta degli autori che quindi sono venuti qui e che sono autori di grande livello, ma anche portando il fenomeno e soprattutto il format geografie, spalmandolo in tutto il territorio. Noi abbiamo fatto diversi incontri a Trieste, a Udine, a Gorizia, a Pordenone, ma anche nei comuni più piccoli. Se si considera poi che durante geografie si è riscontrato anche un aumento delle presenze nei musei della città dei cantieri, il quadro è completo, fatto salvo che geografie, quest'anno estesa anche ad altre zone del territorio, proseguirà anche nei mesi estivi. Ci saranno anche 5 appuntamenti che andranno tra giugno ed agosto nel nostro litorale e uno in particolar modo che partirà
quest'anno dopo aver inaugurato un battello dal punto più nord del Mar Mediterraneo, portando il valore della cultura e quindi di una presentazione libraria molto importante, che andremo ancora a valutare, rispetto anche alla visita del nostro territorio. A Trieste l'ultimo viaggio in mare dell'Ursus, lo storico pontone gru proprio di Trieste. Noi andiamo a scoprire la storia dell'ultimo marinaio in servizio proprio sull'Ursus, Renato Fonda. È una giornata particolare oggi con questo... Sì, è una giornata particolare, che io pensavo che il pontone venisse messo in terra in Porto Vecchio. Ah, okay. E non qua dove è nato. Ho capito. Emozioni particolari che ha da dire, che ha da comunicare? Emozioni particolari, cosa vuole? Ricordi una volta e via. E via così. La commozione non risparmia nemmeno un vecchio lupo di mare come Renato Fonda, 23 anni da marinaio passati sullo storico pontone gru, quando quell'infrastruttura era ancora funzionale al lavoro di porto e cantieri, altro che archeologia industriale. Storie di grasso di macchina e acqua salata, di uomini che affrontavano la bora di petto in mezzo al golfo, racconti di una marineria verace che oggi non esiste più, di genti di mare che, come trapela dal racconto, non avrebbero mai voluto lasciare il mestiere di una vita. Nella penultima settimana, in settembre del 1994, mi è arrivato un telegramma a casa, me l'hanno mandato in pensione. Lei è stata tra le ultime persone a bordo del pontone che l'ha chiuso, praticamente ha messo in disarmo il pontone. Quando ha iniziato a lavorare sulla struttura? Nel 1975, ma verso maggio, giugno, non mi ricordo esattamente. Dovrei vedere la matricola, che c'è il timbro. 23 anni, ne ha viste tante di cose, e anche tanti viaggi con l'Ursus. Tanti viaggi, sì, Monfalcone, Venezia, Capodistria, Fiume. Monfalcone tenere sulle poppe delle navi che facevano il varo a Sivolo. Una vita normale, come essere a bordo di un'altra barca con due equipaggi, coperta e macchina. La macchina aveva i suoi turni, la coperta aveva i suoi. Un gigante avveniristico varato nel lontano 1914, quando Trieste era ancora parte dell'impero austro-ungarico, che agendo sull'acqua e non come gru di banchina, doveva essere manovrato tenendo presente tutta una serie di cognizioni tecniche imprescindibili. Pesi contropesi, il gruista girava la grua, perché quella gru ha sempre lavorato di lato destro o lato sinistro, mai di prua o mai di poppa. In 23 anni che io ero lì sopra non l'ho mai vista lavorare così. Quando prendeva il peso, il gruista alzava, bilanciava la gru e con 150 tonnellate al fianco o destro o sinistro si spostava di 4 o 5 gradi. E dal mare passiamo alla strada, parlando della terza corsia della 4. Oggi l'annuncio della società Autostrade Alto Adriatico. Il lato friulano, ha detto, fino a Portogruaro verrà ultimato fino all'estate, mentre i tempi appaiono ancora lunghi per il tratto veneto. Cantieristi della terza corsia, noi confidiamo e stiamo facendo di tutto per aprire il tratto ovviamente fino a Portogruaro entro l'estate. La buona notizia arriva per il versante friulano della 4. I vertici della nuova concessionaria annunciano la tanto attesa apertura del tratto fino a Portogruaro. Ci sarà invece ancora da attendere per il tratto maledetto, anche se un passo avanti c'è con l'appalto dei cavalcavia. Abbiamo già appaltato 10 cavalcavia anche sul tratto da Portogruaro verso Venezia e continueremo su questa strada. A margine di un incontro a Vittorio Veneto con le scuole, due quelli organizzati in Veneto, altri 8 in Friuli Venezia Giulia, il vicepresidente della concessionaria illustra il cronoprogramma dei lavori per rendere più sicura la A4 nonostante le difficoltà. Anche l'aumento dei prezzi non ci ha aiutato e abbiamo dovuto rivedere le coperture del piano finanziario. Questo ovviamente è stato un elemento di difficoltà in più, ma che stiamo affrontando ovviamente con determinazione. Se i dati dei primi mesi del 2024 mostrano una diminuzione degli incidenti del 10%, a fronte di un incremento del traffico dell'8%, continua ad essere alta la preoccupazione dei sindaci del Veneto orientale, quelli appunto del cosiddetto tratto maledetto. Il nostro tratto, a differenza di quello friulano che sembra sia pressoché in fase di arrivo, il nostro tratto invece siamo ancora sulle fasi di acquisizione delle aree del sedime della terza corsia, quindi comunque manca ancora tantissimo per vedere la terza corsia realizzata. Come sindaci purtroppo siamo sempre coinvolti, perché un mezzo che esce dall'autostrada e che crea danni appena fuori dall'autostrada, poi i problemi sono sempre del comune e quindi siamo fortemente preoccupati. Speriamo appunto che partino finalmente
i ponti, perché questo è il primo momento per poi continuare con tutta l'attività della terza corsia, che ad oggi sembra comunque ferma. Dopo 23 anni di esplorazioni, gli speleologi della Società Adriatica di Speleologia hanno raggiunto il Timavo oltre 300 metri, individuando così un nuovo tratto del misterioso fiume sotterraneo. Questo nel Terzo Triestino. La scoperta nel mondo della speleologia è di quelle sensazionali. Gli speleologi della Società Adriatica di Speleologia hanno raggiunto un nuovo tratto inesplorato del fiume sotterraneo Timavo. Nello scorso fine settimana una squadra di 12 speleologi della SAS è riuscita a raggiungere il nuovo fondo della grotta in cui scorre il fiume a oltre 300 metri di profondità. Un risultato storico che segna un altro importantissimo tassello nella mappatura del misterioso fiume e delle sue caverne sotterranee. Il punto dal quale è partita l'esplorazione è la grotta denominata Luftloch, dal tedesco grotta che respira, il cui accesso si apre sul fondo di una dolina di Trebiciano nel Carso Triestino. Abbiamo iniziato ben 23 anni fa e finalmente l'altro giorno abbiamo potuto mettere gli ultimi metri di corda e scendere questo enorme pozzo che ci porta in una grandiosa caverna dove siamo riusciti a seguire il fiume Timavo per più di 100 metri. Il mistero rimane ancora perché le esplorazioni continueranno, infatti non c'è stato possibile andare direttamente da dove arriva l'acqua, perché avremmo dovuto guardare il fiume dall'altro lato della sponda, e neanche dove sparisce l'acqua abbiamo potuto chiudere le esplorazioni, perché ci siamo trovati davanti a una galleria che prosegue per almeno 50 metri da puntatore laser, ma anche più, e quindi la prossima volta dovremo organizzarci col canotto per andare a vedere dove sparisce questo fiume anche in questa caverna, e chissà quali sorprese potranno ancora attenderci. Un lavoro molto complicato partito nel 2000 che ha visto nel tempo diverse tappe. La prima è stata uno scavo di 60 metri, imbrigliando e consolidando incombenti frane sotterranee, quindi la scoperta di una grotta e la possibilità di procedere oltre fino a 250 metri di profondità, allargando numerosi passaggi intransitabili. Poi due ostacoli, il primo la mancanza d'aria, il secondo il restringimento del passaggio ridotto al punto che non riusciva a passare nemmeno una mano. Dopo lunghi anni di lavoro e il superamento di questi due impedimenti, finalmente rimosso l'ultimo diaframma, è stato possibile accedere a una grande caverna sul cui fondo scorre un tratto del fiume Timavo. È sensazionale perché raggiungere l'acqua sotterranea a livello speleologico è l'apice dell'obiettivo che ci possa essere sul nostro territorio. C'è una storia dietro, sia culturale, territoriale o anche di geografia degli spazi, perché ricordiamo che gli ultimi ambienti inesplorati di questo pianeta sono nel sottosuolo, e quindi dove ancora c'è la possibilità di mettere il piede per la prima volta è solo sottoterra. Dello sport dell'Udinese, Lorenzo Lucca è rientrato dalla tournée con la nazionale per sottoporsi agli esami proprio per valutare l'entità dell'infortunio. Nelle ultime ore sono filtrate buone notizie in merito. Doveva essere una festa il rientro ad Udine di Lorenzo Lucca, convocato per la prima volta in nazionale dal CT Luciano Spalletti. Doveva, appunto, perché alla fine così non è stato. L'attaccante classe 2000, che avrebbe dovuto giocare anche titolare contro l'Ecuador, è stato fermato da un avversario imbattibile come un infortunio. Problema fisico che non sembra essere gravissimo, che ha comunque però impedito all'ex Pisa di fare il suo esordio in azzurro. Occasione quindi sfumata per Lucca, che adesso dovrà capire il suo futuro più imminente, colorato di bianconero. Il numero 17 si è già sottoposto agli esami di rito per capire l'entità dell'infortunio e valutare il suo eventuale impiego contro il Sassuolo lunedì prossimo. Esami che fortunatamente non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma soltanto un affaticamento. Ci sarà quindi tempo per convincere il CT da qui a fine anno per una convocazione per Germania 24, ma intanto il bomber piemontese fa tremare i tifosi friulani e li fa restare col fiato sospeso. Verrà ovviamente monitorato di giorno in giorno dallo staff medico dell'Udinese, anche se filtra ottimismo per la sua presenza in campo nel giorno di Pasquetta. Ma qualora non si volesse rischiare un recupero in extremis, chi giocherebbe al Mapei Stadium al suo posto? Le opzioni sono sostanzialmente tre. Escludendo Davis, ancora non al 100%, restano Brand, Success e il Tucu Pereira. Nel primo caso Toven si affiancherebbe al brasiliano, che verrebbe schierato per la prima volta in stagione dal primo minuto. Nel secondo caso ci sarebbe il ritorno tra i titolari di Isaac Success, a distanza di 4 mesi dall'ultima volta, e in questa circostanza l'Udinese giocherebbe con due attaccanti mobili. Nella terza opzione invece si giocherebbe praticamente senza punte, con il Tucu e il francese a giocarsela a colpi di tecnica, sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti. Solo il tempo saprà darci una risposta.
E con questo servizio termina il nostro TG regionale. Buon proseguimento di serata.